Concerto dedicato alla musica del XX secolo, diretto da uno dei grandi protagonisti anche della composizione negli ultimi anni, Peter Uetfors, che eseguirà anche una sua composizione. Speaking Drums è dedicato proprio al percussionista che lo esegue questa sera, Martin Grubing. Comincerà il concerto con uno dei brani più importanti della seconda metà del Novecento, Melodin di Györgyi Ligeti, un brano del 71. Ligeti, scomparso purtroppo nel 2006, è una delle figure più importanti del panorama musicale contemporaneo, noto al grande pubblico soprattutto perché Kubrick ha usato alcune sue composizioni come colonna sonora di 2001 Odissea nello spazio. Bene, Melodin, questa composizione per piccola orchestra, è un momento di svolta nella carriera di Ligeti. Se fino a quel momento Ligeti aveva creato queste atmosfere veramente straordinarie che cercavano di dare un'impressione come di nubi in movimento, Atmosphere si chiama uno dei suoi più famosi pezzi per orchestra, a partire esattamente da questa composizione, come dice il titolo, Ligeti si preoccupa invece maggiormente di mettere in evidenza le singole linee melodiche. Quindi il brano è composto da un incredibile, sottilissimo lavoro di intreccio di linee melodiche. Ascoltate in particolare l'inizio di questa composizione, dove tutta l'orchestra sembra rincorrersi in una specie di anelito verso l'acuto, e da lì cominciano invece pian piano a dipanarsi delle delicatissime, magnifiche, economiche linee melodiche, poche note che cominciano a inseguirsi fra loro, un inizio memorabile. Seconda parte del concerto sono posti a confronto due compositori americani. I brani tra l'altro sono quasi contemporanei, perché l'ultima versione di Three Places in New England di Charles Ives è del 1929, l'anno prima, nel 1928, Gershwin aveva scritto An American in Paris. Ives elaborò questo brano per un periodo lunghissimo, la prima versione addirittura del 1903, poi ce ne fu una seconda e la terza appunto del 29. Tre posti nel New England è un brano singolarissimo che evoca allo stesso tempo memorie della guerra civile, paesaggi, attraverso questa caratteristica di Ives che è di sovrapporre i piani linguistici, piani musicali e anche piani mnemonici, una sorta di stranissima prospettiva nel tempo, uno dei musicisti più interessanti del Novecento. An American in Paris è uno dei brani più famosi di George Gershwin, è un brano che esemplifica in qualche modo la poetica di questo compositore che si era formato nell'ambiente di Broadway, che era famosissimo come compositore di musical e che però aveva il fortissimo desiderio di scrivere brani più ambiziosi. Voleva legarsi alla tradizione occidentale, voleva rinnovarla. Il risultato sarà quello che alcuni studiosi hanno chiamato jazz sinfonico. Quindi Gershwin voleva scrivere opere, voleva scrivere concerti, voleva scrivere il suo primo brano ispirato alla tradizione occidentale, è una rapsodia, la famosa rapsodia in blu. Bene, Un americano a Parigi è un poema sinfonico che vuole raffigurare le sensazioni di un americano nella metropoli parigina, un brano estremamente mosso, vario, ci sono degli istanti di nostalgia che sono significativamente rappresentati da un blues, una delle più famose melodie di Gershwin, e una curiosità, per dare la sensazione del caos parigino, Gershwin impiega in orchestra addirittura dei clacson per dare l'impressione del traffico parigino.